E la fatica sì c'è stata, perché dopo una prima parte di gara importante, dove abbiamo fatto secondo me benissimo, non dico benissimo, ma bene, dai, oggi abbiamo fatto una bella partita, primo tempo, abbiamo creato tante situazioni, dopo 10 minuti eravamo in vantaggio 2-0, ci è stato annullato un gol regolare, credo poteva essere regolare, ma al di là di quello la squadra ha giocato, è stata molto aggressiva, ha creato tante diverse occasioni e è stata sempre nella metà campo avversaria. Poi, al 40esimo abbiamo subito un gol, secondo me anche un po' sfortunato perché c'è stata una deviazione, la palla è rimasta là. Poi nel secondo tempo obiettivamente abbiamo fatto fatica perché poi abbiamo perso un pochettino di distanza, siamo stati meno aggressivi, soprattutto davanti, e abbassandoci e dando possibilità agli avversari di creare un po' di gioco, li abbiamo un po' sofferti. Poi abbiamo preso un altro gol che sicuramente era evitabilissimo perché eravamo sempre con la difesa piazzata. Quindi dobbiamo lavorare su questo perché prendiamo troppi gol e dobbiamo limitare e dobbiamo portare a casa il risultato perché quando vinci 2-0 sicuramente non devi concedere agli avversari troppe situazioni per poter metterti in difficoltà. Lo so, ma voi siete abituati a un calcio importante, quest'anno però le situazioni sono un po' diverse, quindi vi dovete anche abituarvi, secondo me, alla situazione che non è più come una volta, e dovete capire che quando sei sotto è difficile giocare, è difficile anche trovare delle certezze quando sei in campo perché ti prendi anche un po' di, non dico di ansia, ma sicuramente alcune situazioni abbiamo fatto degli errori, se noi anche oggi che non sono sicuramente nelle corde dei giocatori. E dunque dobbiamo secondo me ragionare che il Teramo deve giocare per salvarsi e questo obiettivo lo può raggiungere il prima possibile, come magari possa nel contesto del campionato avere delle scorie che si porta dietro e quindi deve sudarsela la salvezza. Io è un pensiero che sono molto sincero e lo riporto. Ora recuperiamo secondo me due giocatori importanti che sono Carraro e Jefferson, aumentano il tasso di qualità, ci danno alternative nel reparto davanti in mezzo al campo e mi auguro che tutto questo possa portare dei benefici.